Salve amico clochard, come stai oggi? Senti Raniero, non ho voglia di sentire le tue cazzate oggi, va bene? Dimmi caro clochard, sei affamato? Certo che ho fame, è da ieri che non mangio. Allora sarai lieto di sentire cosa ho da dirti. Guarda, se sei venuto per raccontare le tue solite stronzate sulle tue origini nobili, dimmelo subito che vado a mendicare da un'altra parte. Ascoltami. Hai voglia di un buon pranzo? Certo. Vorresti della pasta al forno, del patè, un maialino? Smettila, va a finire che mangio te. Seguimi, mangerai come non hai mai mangiato prima, mangerai da nobile. Offro io. Aspetta, aspetta! Dove hai trovato tutti questi soldi? È una lunga storia, mon ami. Mangeremo da Dio! Da nobili, mangeremo da nobili. Allora, come ti senti con il tuo nuovo vestito? Beh, molto pulito. Ma ora che abbiamo speso tutti i soldi per i vestiti, scusa, come pagheremo il conto? Lascia fare me, mi conoscono molto bene qui. Se lo dici tu. Abbi fede. Sei un figurino. Anche te non sei male. Tutto bene, signor Conte? Oh sì, mio umile amico. È bello essere considerato in questa lurida baracca piuttosto che in quei locali in cui il servizio è ineccepibile e si mangia bene. Grazie, signor Conte, grazie. Troppo buono. Garçon, due caffè! Cos'è questo? È il conto, signore. Il conto al conte? Cos'è questo insulto? Vuole forse che non metta più piede in questo schifoso covo di pidocchi? Ma no, mi scusi, io non sapevo. Che i nobili devono essere trattati da nobili, se volete che ritornino. E ora torna ai tuoi fritti, Villico. Addio. Azione! Se vuoi scegliere da fare magari la bocca. Sì, facciamo, aspetta, è data, non la di. Di essere diventato un cazzo alla malattia. Strozzati un po' veramente.
Ti hanno lasciato proprio il giorno. Comincia, ho parlato io. Sto pure aspettando le pigli in Italia che mi hanno chiesto. Dopo domani, per non smacchiare tutto il giorno. Non sia dall'altro lato. Non sia dall'altro lato. Dimmi che devo fare l'altro. Non sa per sta porta. Come non sa per? La devi tirare a Danilo.